La tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Quale gioia contemplare il tuo cuore, esaltare il tuo amore. La tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Io ti adoro, io ti adoro. Il vivere per me è adorare te. Io ti adoro. Quando guardo alla tua santità, quando ammiro il tuo gran splendore, la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Quale gioia contemplare esaltare il tuo amore. La tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. Io ti adoro, io ti adoro. Signore misericordioso, nell'ora della tua agonia ci mettiamo con lo spirito ai piedi della croce per contemplare il mistero della tua misericordia. Vogliamo rispecchiare nella nostra vita questo attributo di Dio, il più grande. Perciò oggi chiediamo insieme a Santa Suor Faustina: aiutaci, o Signore, a far sì che il nostro udito sia misericordioso, come il tuo durante il pellegrinaggio terreno e sulla croce. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, apri le nostre orecchie alla parola di Dio e rendile più sensibili ai bisogni del prossimo. Tante volte hai detto: chi ha orecchi per intendere, intenda. Facci sapere, approfittare del dono dell'udito per moltiplicare la nostra fede e l'amore per il prossimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio,
avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Atto di consacrazione alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua misericordia, affinché in Te, Dio, Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in Te. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Santa Suor Faustina, prega per noi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino.
Signore, oggi ci rivolgiamo a Te per pregare per i Tuoi ministri, per i Tuoi più stretti collaboratori. Oggi vogliamo pregare per i sacerdoti perché essi sono chiamati direttamente da Te e attraverso loro Tu, Signore, desideri renderti presente in mezzo a noi con la Tua grazia, per mezzo dei sacramenti. Il sacerdote è necessario. Senza di lui non c'è Chiesa, non c'è presenza visibile di Gesù fra di noi. E come scrive qualcuno, il sacerdote ci dà la certezza concreta dell'amore, del perdono di Dio. Egli è l'unico che può darci il nutrimento dell'anima, il corpo di Cristo per la nostra salvezza. Quindi se sei tu, Gesù, per primo a pregare il Padre per loro dicendo «Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi», allora ancora di più dobbiamo impegnarci noi a pregare per loro. Scrive una cristiana: «Signore, ti prego perché i sacerdoti siano sempre sostenuti, capiti, rispettati. Dacci il cuore di ricordarli sempre nella preghiera, di non giudicarli, ma di amarli. Non permettere che cerchiamo in loro perfette e varie attività umane, omelie coinvolgenti, soluzioni pratiche, ma che cerchiamo in loro solo Te, che sei il bene supremo e tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Prego per i sacerdoti perché non si sentano mai soli nella loro missione, perché siano sempre felici di poter essere Gesù nell'oggi, perché siano santi e siano desiderosi di esserlo, perché i sacerdoti hanno bisogno di noi, hanno bisogno della nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, vogliamo pregare per tutti i sacerdoti, per tutte le persone consacrate, perché quando preghiamo per loro è come un dire grazie, grazie di cuore, Signore, che ce li mandi ogni giorno, perché un giorno
ognuno di noi fu battezzato da un sacerdote, fu preparato per la prima comunione. Dalle mani di un sacerdote riceviamo ogni giorno il tuo sacratissimo, santissimo corpo, corpo eucaristico, perché per mezzo di loro ogni volta, sempre, ci perdoni i nostri peccati, le nostre mancanze, quando inciampiamo ci sollevi e ci rimetti una veste nuova, bianca. Vogliamo pregare per tutte le persone che ti seguono, ma anche per tutti i giovani che hanno questo desiderio nel cuore. Incoraggiali, dagli la forza, la sicurezza che non andranno mai da soli nel mondo, ma che li sostieni sempre tu. Vogliamo pregare con la preghiera di Paolo VI. Illuminati e incoraggiati dalla tua parola, ti preghiamo, Signore, per coloro che hanno già seguito e ora vivono la tua chiamata, per i tuoi vescovi, i sacerdoti, i diaconi e ancora per i tuoi consacrati religiosi, fratelli e suore, e ancora per i tuoi missionari e per i tuoi laici generosi che operano nei ministeri istituiti o riconosciuti dalla Santa Chiesa. Signore, sostienili nelle difficoltà, confortali nelle sofferenze, proteggili nella persecuzione, confermali nella fedeltà. Ti preghiamo, Signore, per coloro che stanno aprendo il loro animo alla tua chiamata o già si preparano a seguirla. Signore, la tua parola li illumini, il tuo esempio li conquisti, la tua grazia li guidi fino al traguardo dei sacri ordini, dei voti religiosi o del mandato missionario. E per tutti coloro, Signore, per la tua parola sia di guida e di sostegno, affinché sappiano orientare, sappiano consigliare, sappiano suggerire i fratelli con la forza che tu solo puoi comunicare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Padre celeste Dio, Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi. Sangue di Cristo, Figlio unico del Padre eterno, salvaci. Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato, salvaci. Sangue di Cristo, per la nuova ed eterna alleanza, salvaci. Sangue di Cristo, riversato sulla terra durante la sua agonia, salvaci. Sangue di Cristo, versato durante la flagellazione, salvaci. Sangue di Cristo, gocciolante dalla corona di spine, salvaci. Sangue di Cristo, riversato dalla croce, salvaci. Sangue di Cristo, prezzo per la nostra salvezza, salvaci. Sangue di Cristo, senza il quale non ci si può remissione, salvaci. Sangue di Cristo, nutrimento eucaristico e purificazione delle anime, salvaci. Sangue di Cristo, fiume di misericordia, salvaci. Sangue di Cristo, vittoria sui demoni, salvaci. Sangue di Cristo, forza dei martiri, salvaci. Sangue di Cristo, virtù dei confessori, salvaci. Sangue di Cristo, sorgente della verginità, salvaci. Sangue di Cristo, sostegno di coloro che si trovano nel pericolo, salvaci. Sangue di Cristo, sollievo degli afflitti, salvaci. Sangue di Cristo, consolazione delle lacrime, salvaci. Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, salvaci. Sangue di Cristo, soccorso dei moribondi, salvaci. Pace e dolcezza dei cuori, salvaci. Sangue di Cristo, premio della vita eterna, salvaci. Sangue di Cristo, che liberi le
anime dal purgatorio, salvaci. Sangue di Cristo, degno di tutti gli onori e di tutte le glorie, salvaci. Sangue di Cristo, degno di tutti gli onori e di tutte le glorie, salvaci. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ci hai riscattati, Signore, col tuo sangue, e tu hai fatto di noi il regno di Dio. Preghiamo. Dio eterno, onnipotente, che hai costituito il tuo unico Figlio come Redentore del mondo e hai voluto essere placato dal suo sangue, fa che, venerando il prezzo della nostra salvezza ed essendo da esso protetti sulla terra contro i mali di questa vita, raccogliamo la ricompensa eterna in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sacramento, venere murcer nui, et anticum documento novo cedatri tui, preset fide supplemento, sensum defect. Genitoque, laus et humilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi,